Che fatica! Julius, posso dire una cosa? Ce lo gustard? Ce lo gustardiamo! Che fatica! Non ti appoggiare troppo, se no si lamentano. Allora, cari amici follower, prima di tutto grazie per il grande apprezzamento per la mia bestiola. Quindi grazie. Il suo ego di autocostruttore ha avuto una spazzolata proprio di quelle proprio... Ah, mi sono passato un fine settimana a leggere i vostri commenti, grazie. Quante volte hai fatto? Zic, zic, aggiorna. Un po'. Oggi che è lunedì, perché possiamo dire che giriamo... Oggi lunedì... risponderò a tutti, ok? Allora, perché siamo qui, caro Giulio? Come sempre siamo qui per provare un prodotto che qualcuno di voi ci aveva chiesto, e non pensate però che noi siamo il jukebox che voi mettete la monetina, no. Cioè ce l'avevate chiesto diverso tempo fa, noi ci siamo dati molto da fare e bontà di un tuo amico, sì, abbiamo avuto in prova questo Gustard R26. Perché voglio anche dire questa cosa, sì, che a Monaco questi signori di SMSL Topping Gustard mi avevano detto: prodotti in prova, ma proprio un cargo sano te ne mandiamo. Nulla. No, tra l'altro gli abbiamo anche scritto e detto: no, ma quando avremo qualcosa di nuovo ci risentiamo, se no va attaccate. Praticamente molto sinteticamente è stato questo. Sì. Poi quel tizio strano che non parlava nessun'altra lingua se non la sua e c'aveva il traduttore. Il traduttore che parlava nel traduttore, il traduttore con una... Vabbè, comunque insomma, diciamo che siamo ricorsi a un sistema piuttosto così semplificato casereccio. Ce l'hanno prestato Gustard R26, che sì, dovrebbe essere il, credo, modello quasi top. Sì, R2R. Allora, questo l'ho imparato, è il primo R2R che realizza la Gustard. Sì. Ed è uno streamer DAC, quindi ha anche la porta di rete. Poi ha diverse altre raffinatezze che in corso di recensione vi raccontiamo. Oggetto piuttosto bello, sempre nero su nero, non si vedrà assolutamente nulla. Poi se tu stai davanti si vede forse ancora di meno. Però insomma, vabbè, magari con qualche immaginetta di supporto lo facciamo capire meglio. A tra poco per la descrizione. Ci è voluta un'ora e mezza. Sì. Sì, allora, questo oggetto dovrebbe essere, anzi è sulla carta, Run Ready. E la persona che ce lo ha prestato, diciamolo senza nessun problema, lo usa in un ambito Run Ready. Collegato via USB. Noi non siamo stati in grado di fargli vedere questo DAC. Ha una macchina Linux e ha una macchina Windows, se non dopo innumerevoli sforzi via cavo, via... Abbasso? Via attraverso un'applicazione diversa da quelle che utilizziamo abitualmente. Io non sono stato in grado di fargli vedere UPnP. Se Giulio, se non ci siamo, non siamo stati in grado noi, però ho un sospetto. Sì. Che questo non ha fatto l'update software e probabilmente avrebbe bisogno di un upgrade firmware, perché è disponibile e questo è alla versione precedente, quindi va bene. Così. Però, il sito Gustard è un sito tendenzialmente cinese, sì, dove c'è una traduzione inglese fatta, secondo me, con i piedi da qualche traduttore automatico. Il che significa che la ricerca di questo driver è stata una ricerca affannosissima, del driver USB per farlo funzionare con la macchina Windows, e che alla fine mi ha portato a trovarlo dopo parecchio sforzo su un altro sito, non su quello ufficiale, su un sito di Shenzhen Audio. Esatto. Insomma, siamo alle solite. Quello che mi viene in mente, Giulio, posso parlare? Sì. È che... costa relativamente poco, è un prodotto che va bene, ma in questo caso, e io e te non è che siamo proprio da ieri che lavoriamo non solo nel settore dell'audio ma nel settore dell'informatica, sì, averci messo così tanto tempo vuol dire che una persona con conoscenze normali
ha delle grosse difficoltà. Sì, c'è caso che non ne viene a capo. C'è caso che non ne viene a capo e quindi un distributore dietro serve anche a questo, perché il distributore prende l'apparecchio, lo guarda, vede come si fa, sistema tutte le problematiche e fa in modo che il negoziante che vi vende il prodotto è in grado di darvelo che funziona, attaccato e funziona. Quindi attenzione bene a comprare un prodotto cinese, perché potreste trovarvi in grosso, non cinese, non distribuito con una distribuzione ufficiale. Esatto. Ecco. No, perché poi se noi andiamo al discorso di qualche giorno fa di Auralic, che è un prodotto a questo punto più americano che cinese, ma comunque dotato di una distribuzione ufficiale, regolare, e non fosse altro hai un interlocutore al quale rivolgerti. Sì, e anche poi dietro c'è anche un costruttore di livello e di spessore completamente diverso. Diverso. Va bene, comunque, veniamo all'oggetto. Sì. Allora, io direi che la prima sorpresa, essendo un DAC cinese, è il peso dello scatolone che tu hai portato, perché obiettivamente l'oggetto è un oggetto con un cabinet molto ben realizzato, sì, molto pesante, alluminio fresato, scavato dal pieno, e sì, sul lato con i fianchi fresati, sì, con i fianchi fresati. Ora si potrebbe obiettare, e io lo obietto, che il frontale è la copia slittata del primo Auralic Vega che io ho avuto, che aveva esattamente questo motivo. Qua c'è stato questo slittamento, sì, delle due quarti di cerchio, ma insomma va bene. È il colore del display non è giallino carino, ma è bianco. Ho display che richiede, secondo me, o occhio di falco, sì, o pure una movimentazione a distanza di 30 cm, perché è scritto piccolo, che più piccolo. Io lo chiamerei visita oculistica. Visita oculistica. Legga qui AAPPQZ. Sì, esatto. Esatto, perché veramente è microscopico. Microscopico. Ora si può anche obiettare che effettivamente una volta fatto il setup della macchina, poi è questo, lo posso, questo sì, tranne di, insomma, sono pochi quelli come noi, sì, che ci stanno tutto il giorno attaccati per fare prove, esperimenti. Una persona normale, una volta che l'ha settato, ciaone, amen. È munito di un telecomando, sì, che permette anche di fare la regolazione del volume, perché questo oggetto ha un comando del volume, esatto, e quindi lo si può utilizzare come preamplificatore, come preamplificatore, e anche delle uscite di livello alto che permettono tranquillamente, esatto, il pilotaggio diretto di un finale. Quindi lo si può mettere come volume fisso, e quindi a quel punto c'è la necessità di utilizzare un preamplificatore o anche la sezione preamplificatrice di un amplificatore integrato. Esatto. Oppure lo si può mettere con il volume regolabile e si esce direttamente su un finale o su una coppia di diffusori amplificati. Esatto. Quanto ad uscite, dispone di uscite bilanciate, sì, e sbilanciate. Contemporanee. Essendo però la configurazione dell'R2R doppia, quindi comunque del suo lui lavora in bilanciato. Certo. Poi c'è uno sbilanciatore. Quindi è meglio, insomma, avendo una macchina che è fatta bilanciata. E poi, caro Giulio, questo è interessante come cosa, e magari poi, se quando ho tempo, ci scriverò un articolo e ci potremmo fare pure un video. Che vuol dire bilanciato, sbilanciato? Che vuol dire? Perché poi, quando tu dici così, mi viene in mente, sì, ma dall'altra parte ci deve essere un amplificatore che è bilanciato, perché se c'ha gli ingressi bilanciati ma è intrinsecamente sbilanciato, il bilanciatore e lo sbilanciatore lo trovi lì dentro. Insomma, sì. Quindi poi questo lo faremo. Lo faremo. Diciamo come linea generale, sì, che se l'apparecchio è costruito con una tipologia bilanciata, sì, va benissimo, va altrettanto bene se è costruito con una tipologia sbilanciata, non è che costituisca un fattore di merito. Assolutamente. Quello che è un po' problematico è quando la macchina è bilanciata e ha uno sbilanciatore, oppure è sbilanciata e ha un bilanciatore. Esatto. Quello, diciamo, è un po' una pezza che, esatto, che ci si mette per far contenti quelli del marketing. Bravissimo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. La macchina è UPNP
compliant e rune compliant. Punto. Cioè, nelle specifiche tecniche, per quanto attiene alla porta LAN, i signori di Gustard dicono la macchina è rune compliant, UPnP compliant. E adesso, a parte il problema che noi abbiamo avuto con questa unità, probabilmente da attribuirsi al mancato aggiornamento firmware, comunque queste sono le due opzioni dal punto di vista di rete. Mentre invece dal punto di vista degli altri ingressi, banalmente coassiale, ASEBU, che è un po' una rarità, USB ovviamente, ottico, e poi c'è un iQuadro S. Ah, poi c'è anche l'ingresso clock, perché Gustard nella sua produzione ha anche un clock esterno. Sì, esatto. Quindi. C'è una modalità non oversampling, che è interessante, quindi la puoi selezionare da menu, puoi andare direttamente a scavalco della sezione di oversampling della macchina, è chiamata NOS, da non confondersi con New Old Stock, no. Questo sta per non oversampling. Se invece questa modalità è disabilitata, si può accedere alla modalità con il filtro d'uscita, e qui ce ne sono soltanto tre, scelta che io condivido nella maniera più assoluta, che suonano in maniera riconoscibilmente differente. Quindi, dopo un po' di ascolti, noi ci siamo attenuti su un fast, mi pare che si chiamasse, che sembrava andare piuttosto bene. Oh, allora, siccome non è nostro, proverò a sventrarlo se ci riesco bene, se no ne faremo a meno. Il dovuto rispetto, esatto, per gli oggetti. E comunque, poi l'ascolto e le conclusioni le facciamo. Ok, a tra poco, ciao. Caro Giulio, siamo riusciti facilmente ad aprirlo. Facilmente? Sì, facilmente, non era poi così difficile. Vabbè. Anche se c'è queste viti sotto un po' particolari da togliere, ma ce l'abbiamo fatta. Vieni qui vicino perché la sorpresa è tanta. La sorpresa è tanta, mi auguro, sì. Sorprese positive. Positivissime, sì. Ma prima di tutto, doppio trasformatore toroidale, quindi l'alimentazione pare essere dual mono. No! Correggo, sezione digitale, sezione analogica. È strano però che c'è scritto audio dedicated toroidal transformer. Però io avevo letto sul sito dei cinesi che era uno per la sezione digitale e uno per la sezione analogica. Va bene, allora uno per la sezione digitale, uno per la sezione analogica. Interessante questo schermo, anche se può servire fino a un certo punto, visto che il lusso disperso dai toroidali è bassissimo, ma glielo concediamo. Oh, dunque mi avvicino. Avvicinati. Mi avvicino. Ok. Ok. Poi qui c'è scheda di alimentazione e scheda di generazione del clock. Quindi questo è il femtoclock. Allora aspetta dunque. Sì. Mi avvicino. Il femtoclock chi è? Eccolo ah, ecco qua. Aspetta. Ultra low noise clock synthesizer. Esatto, e questo è il clock synthesizer, e questo è il quarzo oscillatore, che è marchiato Gustard. Gustard, sì, qua è tutto marchiato Gustard. Ok. Interessante, sì. Il connettorone che sta dietro, coassiale, che sto inquadrando adesso, questo qua, che per fa il wifi, capo al VNC del clock. Esattamente. Aspetta che glielo giro, aspetta, così glielo faccio vedere bene. Esatto, VNC. Ok, giustamente. Esatto. Ed è 10? C'è scritto 10 MHz. 10 MHz, sì, è 10 un MHz. Classicone. Mi sono confuso perché qui c'è il wifi, eccolo qua, è questo. Quello lì è il wifi invece, infatti nella confezione c'è un'apposita antennina. Esattamente. Allora, rigiriamo. Rigiriamo. Ho la schedona. Aspetta, questo c'è alimentazione. Certo, alimentazione, audio. Questa è solamente per la parte audio, questa è solamente per la parte digitale. Sì. Vedere bene 1, 2, 3, 4 stabilizzatori separati. Sì. Ok, questa probabilmente è la parte di alimentazione solamente del femto. È probabile, okay. Bisognerebbe vedere lo schema. Questi sono gli ingressi digitali, quindi la sezione ingressi digitali. Questa scheda qui, secondo me, è la scheda di gestione logica con questo chip Gustard. Ah, dunque c'è l'XMOS, che penso che sia quella che fa capo. In genere l'XMOS chiama USB, no? Sì, questa è una memoria. Quella è una memoria che conterrà
presumo, il sistema operativo della parte di streaming. Esatto. Esatto. Questa è la scheda streaming e logica di controllo. È logica di controllo. Oh, ma l'ingresso USB dove? L'ingresso USB sta qui, USB LAN e i due S. E quindi fanno capo a questa scheda. Ed è probabile che l'XMOS che vediamo qui, che io sto inquadrando, scendi pure giù, riappoggialo. Sì. L'XMOS che sto inquadrando che sia questo. Esattamente quella sì. dell'USB. Questa scheda R2R. Questa è la scheda R2R. Oh, deduco che il simbolo con questa cosa celestina sia il simbolo della Gustard. Sì, esattamente. Okay. La difficoltà dell'R2R è quella di avere delle resistenze che abbiano una tolleranza la più bassa possibile e una deriva termica la migliore possibile, perché dalla precisione del valore della resistenza discende direttamente la precisione della decodifica. Sì, sì, e sì. Quindi fare un R2R preciso è molto complesso, perché bisogna utilizzare dei componenti particolarmente precisi, non solo, ma che siano messi all'interno del contenitore lontano da fonti di calore. Qui mi pare che il lavoro sia stato fatto molto bene, perché la fonte di calore maggiore sono gli stabilizzatori che abbiamo visto prima, che sono questi quattro, e i trasformatori, che sono molto molto lontani dalle sì. resistenze. Quindi è praticamente certo che la temperatura interna del che arriva al modulo esatto, sia, che arriva al modulo sia molto molto limitata sì. e quindi non disturba la deriva termica delle resistenze. Questa è la scheda di uscita, bella, molto bella, con i Vima rossi che sapete che mi piacciono da morire. Sì. Questa è la parte RCA 1 e 2 e questa è la parte XLR. È fatta tutta a discreti, con dei circuiti di stabilizzazione, eccoli qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ognuno per una funzione del circuito analogico. Quindi veramente una bella costruzione. Questa sembra una cosa sì, fatta veramente una bella costruzione, tra l'altro con i relè, quelli che servono per staccare e attaccare l'uscita quando c'è il cambio di risoluzione, perché altrimenti senti il toc sugli altoparlanti. Esatto. Va bene. Veramente senti, bella. Io farei sì. una inquadratura sì. del pannello posteriore. Sì, e quindi lo giro. Sì, sì. Dove quindi abbiamo interruttore, alimentazione. Cambio 110-220, come abbiamo visto il clock, il ottico, AES, EBU, Wi-Fi, questo è il coassiale, LAN USB, I2S, left e right sbilanciato, left e right sbilanciato, quindi il tutto molto molto razionale. Sì. Già che sono in questa posizione sì. puoi farlo ruotare così da vedere il frontale. Eccolo qua. Il frontale, esattamente, quindi tutto sommato frontale molto semplice con la ghiera di controllo. Eccolo. Perfetto, io volevo dare una visione del menu. Eccola qua. Ecco che come vedete è decisamente piccino. Sì, sì. Ora io proverò a zoomare un pochettino. Eccolo qua. Scusate, eccolo qua. PCM filter. Non oversampling, on e off. DSD direct. Il clock esterno on e off, l'inversione di fase e la luminosità del display. E, insomma, il tutto è diciamo molto semplice, ma come vedete dal punto di vista della grandezza dei caratteri sì. lascia francamente un po' perplessi. E adesso all'ascolto. Caro Giulio, anzi caro Julius, allora, stiamo ascoltando un DAC USB. Sì. In questa versione. Va bene, è finita con il DAC Gustard collegato ad un PC Windows con Audio Urbana. Sì. Che resta sempre un... È finita così alla fine. È finita così. Allora, in questa maniera qui, con anche i driver caricati da non so dove, sì.
Shenzhen Audio. Shenzhen Audio, ecco, vabbè, insomma, alla fine... Gliel'abbiamo fatta. Noi gliel'abbiamo fatta in modalità LAN. Sì. Ora è anche vero che altre recensioni che abbiamo visto in rete di colleghi della stampa internazionale tendevano a dire che l'ascolto via LAN è di qualità leggermente inferiore rispetto all'ascolto in USB. Quindi almeno abbiamo la consapevolezza che lo stiamo ascoltando al meglio. Però ho anche visto sul sito Shenzhen Audio che c'è un aggiornamento della componente render via rete. Quindi sicuramente quello. Tra l'altro devo dire, caro Giulio, che siamo la prima rivista online italiana, la prima rivista, non solo online, italiana, che prova questo Gustard R26. Ok, nessuno lo provava, ma certamente non essendoci un distributore non è facile averlo, perché c'è un amico che l'ha comprato e quindi poi è stato carino che ce l'ha prestato, ma se no non è che uno può mettersi a comprare un DAC per fare la prova in modo che... No. Beh, no, anche perché per quanto non sia un oggetto particolarmente costoso, per fare una prova 1600-1700 euro sono magari un po' tantini. Allora, non sono solito leggere prima le recensioni degli altri, prima di aver fatto la mia. Ma questa volta l'hai fatto? Questa volta l'ho fatto e devo dire che concordo quasi completamente con una recensione, adesso non mi ricordo chi era l'autore, e il quale sottolineava, e questa cosa devo dire è uscita fuori alle prime tre note, l'enorme ampiezza del soundstage che riproduce questo Gustard. È la prima cosa che salta. È bello perché ti fa entrare proprio dentro la musica, senti come avvolto, è bellissimo. Allora, molto largo, molto alto come stage, a parità di tutto il resto, ovviamente. Io forse avrei qualcosina da ridire sulla profondità, nel senso che altri DAC, primo fra tutti la Scala che abbiamo qui davanti, ma anche l'Auralic che abbiamo provato. Il Vega G2.2. 15 giorni fa, dal punto di vista della scansione in profondità, è come se ci mettessero qualcosina in più. Sì. È come se avessi una profondità di campo maggiore, come se fosse più semplice riuscire a distinguere cosa sta davanti, cosa sta di dietro, sì, specialmente nella grande sì, orchestra. Sì, poi non è che non ha messo a fuoco questo Gustard. La focalizzazione è ottima. È ottima, non è come, però è come, dici bene tu, è come se i piani sonori fossero larghi, profondi, ma un po' schiacciati, diciamo, un po'... Aggiungerei una cosa. Sì, aggiungi. Allora, questa faccenda della profondità non è un parametro, come posso dire, inutile. La profondità, se la macchina ti aiuta, è un lavoro in meno che devi fare tu mentre stai ascoltando. Cioè, le cose che non ti passa l'impianto, te le devi costruire mentalmente tu. Allora, se stai ascoltando una grande orchestra e hai esperienza di una grande orchestra in un auditorium, tu sai che gli strumenti sono disposti secondo un certo criterio e sono disposti secondo una profondità. Alcuni elementi stanno più indietro, altri più avanti. Mentre tu ascolti, sei istintivamente portato a ricostruirti mentalmente questo quadro e fai una fatica, non dico una fatica bestiale, ma fai un po' di fatica. Se invece il sistema ti aiuta in questo senso, sei più rilassato. E... sì, io lo vivo proprio come una sensazione. Cioè, io certe volte sono risucchiato dalla musica che sento e mi ci sento in mezzo in modo rilassato, altre volte devo fare un certo sforzo per mettere insieme i pezzi che poi magari mi piacciono, ma ecco, questo forse è un po' più casareccia come descrizione, sì. Però qui quando abbiamo messo play io mi sono sentito subito dentro la musica. E questo significa pure che se ti stanchi ad ascoltare, ascolti di meno. Senza dubbio. È quella tipica sensazione che tu dici, sì, che bello, però adesso mi metto a fare un'altra cosa perché non ce la faccio più. Abbiamo detto dello stage. Ecco, rispetto al prezzo, no? Perché tutti gridano al miracolo perché questo Gustard costa 1600 euro e molti dicono che vale molto di più. Io qui però vorrei un po' ridimensionare questa...
questa, no, perché allora, siccome tra l'altro gli ammazza giganti non ci sono, e questo non è un ammazza giganti, è senza dubbio un prodotto dall'eccellente rapporto qualità-prezzo, ma non vi immaginate di comprarvi un DAC che costa, cioè per 1600 euro, il valore sonico di un DAC che ne costa tre volte di più, perché da qualche parte ho letto scritto così e non è così. No, non è così. La riprova è il confronto con la scala MK2, anch'esso ladder DAC, quindi la tecnologia di conversione è la stessa. Costa però? È sette. Ce ne compri un discreto numero, sì, di questi qua, insomma. Sì. Quindi quattro. Ce ne compri quattro, basta. Tutto lì, come dire, la Panda e la... Sì, ottimo rapporto qualità-prezzo, ci si avvicina per certi versi, ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Allora, andiamo ancora più sul dettaglio dal punto di vista sonico. E tra l'altro è piaciuto molto anche quella vecchia categorizzazione bassi, medi, alti. E allora... Allora, posso dire una cosa? Vai, basso, gamma bassa! Gamma bassa è bellissima, sì, è proprio bella, articolata, profonda, scende tanto, veramente una bella gamma bassa. Tu cosa dici, Julius? Dico che tutto quello che tu dici è vero. Secondo me in gamma bassa perde un pochino in termini di dettaglio, non tanto rispetto al nostro riferimento, e questo sarebbe ovvio, ma anche rispetto a qualche altro suo concorrente che ci è capitato di sentire. Ti direi, sì, vado proprio a memoria, ingannevole, che ad esempio l'IFI Neo Stream, sì, che a me complessivamente non è piaciuto, in gamma bassa timbricamente aveva una marcettina in più di articolazione. Sì, però questo comunque... Scende, c'è. Assolutamente. C'è. Gamma media, devo dire, secondo me è la parte migliore. Stavamo sentendo un piano di Danilo Rea, veramente. Sì, bello. La gamma media, secondo me, non ha granché da invidiare a macchine anche più costose. Devo dire, peraltro, che anche nell'ascolto del DSD o anche nell'ascolto di formati PCM ad alta risoluzione si apprezzano le differenze nell'ambito delle varie versioni dello stesso file. Sì. Gamma alta e altissima, allora forse non è la gamma alta più estesa che mi sia capitato di sentire, però ha dalla sua il non essere affatto aggressiva. Esatto. E questo... È molto dolce, molto, ti fa proprio entrare... bene, senza venirti addosso, perché poi spesso la gamma alta, magari un po' molto estesa, tende a essere, passatemi il termine, graffiante, proprio a venirti, sì, addosso, e invece questa ti accompagna nell'ascolto in modo estremamente piacevole. Sì, sì, no, da questo punto di vista tenderei a dire che è una macchina dal suono piuttosto naturale, piuttosto organico. E quindi francamente gradevole, sicuramente. Ancora una volta sto utilizzando una griglia di valutazione che utilizzerei abitualmente con macchine più costose. Se mi riporto al fatto che stiamo parlando di una macchina da 1600 euro, ha vinto, va benissimo. Sì, certo, va benissimo. Che ha vinto, non c'è dubbio. Va benissimo. Consiglieremo di fare tutti gli upgrade possibili e immaginabili prima ancora di collegarla, quindi, sì, se siete in grado di farlo. Ultima considerazione, sì, che io farei riguarda invece l'uscita fissa e l'uscita variabile. Bravo, facciamolo. Tenderei a consigliare di utilizzare questa macchina dietro un preamplificatore. Ah, ok. Diciamo che mi è sembrato un po' penalizzante l'ascolto utilizzandola anche come pre. Sì, certo, se hai delle casse amplificate, no. Vabbè, dipende pure come sei messo. Insomma. Certo, assolutamente quello è. Noi adesso sì, l'abbiamo utilizzato con un amplificatore integrato. Non credo abbia l'ingresso finale. C'è solo l'uscita per questo. Cioè, sì, c'è solo l'uscita. Esatto. È imbilanciato, ma questo, sì, abbiamo già detto. Va bene, allora lo promuoviamo. Che dici, sì, Giulio? Sì, lo promuoviamo sicuramente, anche perché complessivamente è un bell'oggetto, ben realizzato,
belloccio, anche nella versione grigia c'è. Anche la versione grigia. Dovete saper smanacciare. Però. Ecco, un pochino sì, credo che sia richiesta un pochettino di... insomma. Anche perché non c'è nessuno a cui rivolgersi. Il sito è scritto in... Il sito originale, il sito loro è in cinese. È in cinese, sì, poi c'è il bottone English, però insomma... Fate prima a fare la traduzione automatica di Google che viene meglio però sì. Comunque se non siete dei tecnici qualche problema potreste averlo. Ci ho detto, grazie. Continuate a iscrivervi perché siamo per arrivare a 3.000 iscritti. Subscribe, campanella e alle prossime. Ciao.